E parliamo di politica Castellammare, nuovo approfondimento rispetto alle sempre più imminenti votazioni di maggio prossimo. Oggi ci sono le parole rilasciate ai nostri microfoni da Giovanni Daguanno, vicepresidente del Consiglio Comunale Cittadino. Non sembra strano che a 60 giorni da quando si entra nel pieno della campagna elettorale il centrodestra castellammarese o il perimetro del centrodestra castellammarese non abbia ancora espresso un suo candidato ufficiale? Non le sembra strano? Ma la politica è fatta di tempi, la politica è fatta di determinazione, la politica è fatta di idee, la politica è fatta di pensiero, di lungimiranza. E sono delle caratteristiche che servono per garantire alla nostra città, al futuro di Castellammare, 10 anni di amministrazione, 10 anni di continuità. Per fare questo non bisogna avere fretta, bisogna lavorare intensamente, in silenzio per come stiamo facendo. C'è il detto siciliano che recita, non lo dico tutto, più grossa è la pensata, più grossa è la... È un punto di vista. C'è anche un altro detto che dice che la gattina frettolosa fece i micini ciechi. Non si può trattare che questo progetto sia molto tardi per spiegarlo ai castellammaresi. Mancano, ricordo, 60 giorni che sono niente e poi si entra nel pieno della campagna elettorale. Sono punti di vista, io sono fiducioso. La difficoltà che trovate al vostro interno di avere una sintesi? No, assolutamente non parliamo di difficoltà, parliamo di responsabilità. Non vogliamo partire all'arrembaggio, perché con il maggioritario la base deve essere ovviamente quella dei partiti, di un'idea, di una collocazione politica. Farò parte di un progetto di area di centrodestra, per forza di cose, per allargare alla società civile che si vuole e si riconosce nei valori ideali del centrodestra. Le giorni addietro ho fatto un'intervista all'ex sindaco Nicola Coppolo, dove invitava tutti i candidati fin qui ufficiali e non ad allargare il perimetro, in quanto il maggioritario non consente barriere, muri, ma dialogo, come si dice, a 360 gradi. Lei è della stessa idea di Nicola Coppola, allargare senza fare bandiere centro-sinistra e centrodestra, oppure no? Il centrodestra stravince ovunque. Il centrodestra ha dimostrato e sta dimostrando oggi con il premier Giorgia Meloni di essere una coalizione salda. Qui siamo in un paese dove non si vota per le sorti di una regione, ma con un sistema maggioritario, ossia un voto si vince o un voto si perde. Non parliamo di alzare muri, parliamo di creare un progetto su una coalizione che si riconosce negli stessi valori. Esempio, se viene uno di ispirazione centrosinistra, voi lo accoglierete? Di ispirazione centrosinistra non credo che venga da noi. Se questa frangia di voti che porta in dote quell'espressione, quel soggetto di centrosinistra, sarebbe utile a voi per vincere come centro, lo accogliereste? Io non faccio un ragionamento di frangia di voti, ma un ragionamento basato su idee, su una collocazione politica. E poi non sarò di certo io ad escludere qualcuno. Ci sarà una cabina di regia, ci sarà un tavolo che analizzerà i candidati, ci sarà un candidato a sindaco che comunque deciderà lui, assieme alla coalizione, il perimetro e la linea amministrativa da portare avanti in un determinato periodo.